In questo video vi insegnerò a fare delle decorazioni natalizie facilissime. Iniziamo. Potete prendere un foglio, meglio se avete un foglio d'acquerello con dell'acqua, e possiamo inizialmente fare con l'ausilio di due bicchieri di misure diverse, iniziare a fare delle palline di Natale. Io infatti prendo un bicchiere, vedete che ha un certo diametro, e uno un pochino più grande. Non faccio altro che prendere poi il mio colore. Posso scegliere uno di qualsiasi colore che preferisco. Io posso scegliere un rosso, un viola, quello dipende un pochino appunto dai vostri gusti. E una volta che ho bagnato il colore in godè, gli acquerelli in godè che si prestano molto bene a questo, vado a appoggiare il colore direttamente sul bordo del bicchiere affinché poi mi rimanga un segno che andrò poi a riportare anche sull'altro bicchiere e quindi mi servirà poi per avere una forma precisa delimitata di una pallina, altrimenti potrei farlo o con un compasso oppure con una sagoma. La scelta quella dipende un pochino da voi, quello che vi rimane più comodo, ma sicuramente un bicchiere in casa, sono convinta, l'avete tutte anche di varie misure e di vario diametro. Una volta fatto, diciamo, questo, io posso decidere per esempio anche di mettere del mascheramento fluido, se volessi tenere delle parti bianche, oppure posso andare direttamente, per esempio, a dipingere. Vado con un colore più chiaro e poi piano piano vedrete che intensificherò e metterò in base alla luce una parte più in ombra e una parte la terrò, diciamo, più sfumata sul chiaro, sul punto invece più di luce e meno di oscurità. Logicamente lo stesso deve essere ripetuto anche nell'altra pallina. Io procederò sempre aggiungendo il colore e rimuovendolo dal lato sinistro, che per me è il punto più luminoso, andrò invece per caricamento aggiungerlo dall'altro lato.
A questo punto io andrò a prendere del Vinavil e inizierò a fare dei motivi decorativi a piacere, molto facili, delle onde, dei puntini più o meno grandi che poi andrò a riempire con dei brillantini. Posso usare altrimenti anche una colla che ha già all'interno dei brillantini. Questo dipende un po' dal vostro gusto e dalla vostra disponibilità. Poi con una penna a sfera dorata oppure se avete un pennellino, avete i colori iridescenti, potete andare a fare l'attacco della pallina a entrambe le palline. A questo punto voltiamo pagina e vi insegno a fare questa volta un albero, un biglietto d'auguri invece che con le palline con un albero. Un alberello di Natale è semplicissimo, scegliete la tavolozza dei verdi. Dei verdi potete combinarli anche col blu, con il nero, con il grigio, tonalità di verde diverse. Iniziate, io sto lavorando bagnato su asciutto, la carta sotto d'acquerelle asciutta e vedete sto mettendo proprio in maniera molto veloce e leggera il colore che poi andrò a intensificare come sempre. Potete usare anche un piano leggermente inclinato affinché il colore tenda a scivolare giù meglio. E poi vedete vado per caricamento ancora quando il colore sotto è fresco vado ad aggiungere in alcuni punti una forma tale da far sembrare un abete di Natale e quindi con un pennellino cerco di dare delle pennellate fluide, veloci, però che danno l'effetto proprio appunto di un abete. Poi con l'ausilio di un contofioc oppure di altre forme potete andare a prendere il colore e a immaginare delle palline. Palline che possono essere colorate, potete farle rosse oppure potete lavorare ancora una volta mettendo la Vinavil, insomma una colla vinilica e mettendo poi dei brillantini oppure utilizzare direttamente la colla con i brillantini e andremo a fare poi vedrete delle decorazioni con i fili intorno all'albero, la stella, tutte decorazioni che abbelliranno il nostro bigliettino d'auguri, come vedete fatto in maniera veramente facilissima e semplicissima.
A questo punto possiamo davvero divertirci con brillantini di vario tipo, glitterati, colle glitterate, come ho fatto io, aggiungendo decorazioni a piacere. E poi possiamo con un pennarello di questi dorati andare a ripassare un po' le forme, a marcare di più le palline. Logicamente qui sta la vostra fantasia, scegliere i colori e dare un movimento, insomma, all'albero. La stessa cosa, logicamente, possiamo andare a farla anche con le nostre palline. E allora, buon Natale!